Buongiorno ragazzi, finalmente benvenuti nel video di oggi. 4:58 del mattino, io mi sono appena alzato dal letto. Non posso urlare perché qua ancora in casa tutti stanno dormendo. In questo momento non andrò a far colazione. Colazione la farò al rientro dal cardio iniziale, che mi andrò a sparare giù un'oretta. Ho metà casa sotto carica perché avrò bisogno veramente di batterie su batterie per tutti gli apparecchi, per riprendermi durante tutto il giorno. E in più ho una cosa carina da farvi vedere. Ok, eccolo qui, anche lui sotto carica. Questo praticamente sarà l'orologino col quale io riuscirò a calcolarmi le calorie bruciate durante la giornata di oggi. In ogni caso io non mi sono impostato nessun obiettivo. L'orologino sarà veramente una figata perché mi permetterà di verificare le calorie bruciate durante l'arco di tutta la giornata. Le calorie bruciate saranno la somma del metabolismo basale, della termogenesi del cibo e le calorie bruciate spese dal mio fisico per l'attività fisica. Ad ogni modo, ora mi posso andare anche a vestire perché l'oretta di cardio parte praticamente adesso. Buona fortuna, Lorenzo. Buona fortuna. Giusto per la cronaca, sono andato a impostarmi sull'orologino quello che è il mio peso e la mia altezza per un calcolo accurato del metabolismo basale. Il calcolo totale calorico a fine giornata sarà molto più preciso. Dato che il caffè è un termogenico, noi lo andiamo ad aggiungere. Metabolismo basale e termogenesi indotta dal cibo a parte, che viene calcolato dall'orologino attraverso appunto quindi una formula e grazie ai miei dati inseriti. Per quanto riguarda invece le calorie spese dal corpo per l'attività fisica, quelle vengono calcolate attraverso il monitoraggio della frequenza cardiaca. Non perdiamoci in chiacchiere perché ora è arrivato veramente il tempo di andare giù a correre. In questo caso la camera la lascerò in casa, mi porterò dietro la GoPro con la tengo in bocca per fare le riprese in prima persona. A fra poco. Sono fuori, non ho idea di come si possa sentire l'audio, sto registrando con la GoPro. 5:45, direi che possiamo anche iniziare la sessione di cardio. Ho paura. Pausa. Troppo curioso di vedere con che faccia arrivo a fine video. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di lasciare un bel like, supportatemi, condividete questo video per altre sfide del genere. Non mi sembrava il caso di fare una challenge con le calorie mangiate, quindi ho deciso di bruciarle. Ok guys, tornato in questo momento, ho fatto un'orettina di cardio, sono le 7 del mattino, ora andrò a fare colazione perché non l'ho fatta, come avete visto. Più tardi sicuramente mi avvierò in palestra, dovrò aspettare Roby. In palestra andrò in bicicletta, quindi farò andata e ritorno in bicicletta, più l'allenamento gli inventerò qualcosa. Giornata di oggi parte adesso. Per quanto riguarda l'allenamento di oggi, un'ora di corsa, 7,40 km percorsi, 593 calorie bruciate, una media di 10 km all'ora e ho tutte le informazioni, anche il percorso che sono andato a fare. Innanzitutto vediamo se arrivo vivo a fine giornata e poi quante calorie brucio. Bella sfida, ragazzi, bella sfida. Doccia posticipata, devo far colazione ragazzi, sto morendo di fame. Comunque la colazione di oggi prevederà 150 ml di latte di cocco, 200 g di yogurt zero e 4 Weetabix. Vabbè, ovviamente un altro caffè perché sennò muoio. Mentre aspetto il mio amico per andare in palestra a fare un workout di diverse ore, mi farò un mini workout con la corda, 30 secondi di riscaldamento, un po' di warm up, 15 set, un minuto di corda e tra ogni set e l'altro 15 secondi di recupero. Raga, è un suicidio. È un suicidio. Devo partire.
Doccia fatta, ora mi stavo preparando due robine da portarmi dietro, da mangiare, e vado giù, preparo la bicicletta e si va in palestra. Sarà una giornata veramente devastante, non ho idea di come poi starò stasera. E poi comunque altro cafferino. Le bici sono pronte, speriamo non ci abbandonino. Questa qui è la mia, l'ho appena gonfiata, speriamo che la gomma resista. Se mi va a terra è veramente un casino. Roby, siamo pronti? Pronti. Siamo arrivati ora in questo momento qua davanti alla palestra, come potete ben vedere 278 calorie, 30 minuti e 42 secondi di pistata fino a qua. Ora vediamo un po' cosa riusciamo a combinare in palestra, perché sarà veramente una roba distruttiva oggi, ci vediamo dentro. Ok, allora ancora non so come strutturare questo allenamento, sicuramente andrò a fare dei super set di macchine per il cardio e ovviamente allenamento in sala pesi per forza di cose. Intensità massima, vediamo in un paio di ore qua cosa riusciamo a combinare. Oh, finito una ventina di minuti di tapis, 200 calorie. Ora passa un altro macchinario cardio, se solamente mezzogiorno e 40. Dopo questo super mega triset di macchinari cardio mi concederò una pausa, magari pranzo, poi appena torna Roby a ridaglie con il workout vero e proprio in palestra. .54, ancora vivi, si prosegue, devo mangiare per forza qualcosa. Ho finito in questo momento i mega triset di cardio, purtroppo non mi sono ben equipaggiato per quanto riguarda la scorta di cibo, sono stato un babbo perché non pensavo di avere così poche forze in palestra e quello che mi sono portato sicuramente non va a compensare le energie spese. Oltre a quello che avete appena visto, che sono dei crackerini di riso, che ne ho due pacchetti, ho una scatoletta di tonno e delle meline essiccate. Tantissimo supporto, vi prego, tantissimo supporto. Ora mangio un attimo, mi rilasso 10 minuti e proseguo con l'allenamento. Andrò a fare tipo una sorta di circuito per le gambe, spalle. Vediamo un po' cosa mi invento, insomma, quello che mi viene in mente, senza pretese. Buon appetito. Abbiamo finito di fare la pausa, ora è arrivato il momento di andare in sala pesi. Anche lì non so come mi programmerò l'allenamento, farò dei triset giusto per sfondarmi a manetta e avere una frequenza cardiaca elevata. Roby, tu ci sei? Siamo carichi? Ci sono. Ci vediamo. Scusa, avrei una domanda. Sì, dimmi. Pensi di farcela? No. Ok. Cioè, no, penso di farcela in... Sì, credo di non morire, perché non mi sono dato un obiettivo in teoria. Quindi vediamo. Ce la metterai tutta? Ce la metterò tutta. Sono sotto, non ho più gambe. Non ce le ho più, sto sparendo. Vediamo, vediamo in sala power cosa combiniamo.
Non ci sto ancora credendo. Molto probabilmente questo workout che mi sto inventando in questo momento andrà avanti per circa 3 ore. Non ho idea di come uscirne vivo da... Non lo so, basta, non ho più parole, io continuo. Ok, allora siamo usciti dall'area power, ci siamo ora diretti qui a non so cosa fa, cosa dobbiamo fare Robby, dimmi tu. 650 calorie in 1 ora e 8, si continua qua, probabilmente l'allenamento durerà anche 3 hours. Yep. All that I've been missing. Isotonici a cardio è veramente una cosa imbarazzante. Il corpo sembra che si muova da solo, cioè lui vuole fare, e qua è la voglia che sta iniziando a mancare. Non ho l'ora, sarà le 5:30, 6, e ancora ne ho tantissima di strada da fare. Eccoci, dopo siamo qua da mezzogiorno, sono le 6 e ragazzi, voilà. Non parlo perché è impressionante il risultato, nel senso che tra un paio di orette vi aggiorno sulle calorie a cui sono arrivato. Comunque ora piccola ricarichina, torniamo da qui, quindi in bicicletta a casa, vi risparmio la ripresa perché sennò sto video viene troppo lungo. E le luci li becchiamo dopo perché faremo un workout serale, no? A voglia Robby, ci vediamo dopo. Eccoci qua a casa, cioè eccomi. In questo momento, ora, mi stavo preparando un attimo la cena. Metto l'orologino in carica, quindi non mi segnerà le calorie che spendo tra la cena e l'uscita. Prosegue, diciamo, la serie allenante. Riutilizzerò la bici per andare in un bel posto a fare un allenamento all'aperto. Sono stato un po' un babbo a non calcolarmi magari un giorno prima come agire per quanto riguarda la situazione dieta, perché lo scompenso calorico è immenso. Il fatto che mi sia portato in palestra poche cose da mangiare comporta un ricarico notevole a cena, sempre seguendo la mia dieta, ovviamente i miei macro. Sicuramente avrei dovuto aumentare i valori perché sono veramente stanco, ho bruciato tanto e sfianca parecchio sta cosa. Oramai concludo fino alla sera questo video e ci vediamo direttamente poi, quindi dopo cena fuori. Giusto per darvi una mini news per quanto riguarda la situazione, 25.061 passi. Pace all'anima mia. Pace all'anima. A fra poco, guys. Allora, eccolo! Dici un po' che ore sono? 10:30. 10:30. Che cosa stiamo andando a fare? Tu vai a fare il workout. Ragazzi, rush finale. C'è Robby che veramente lo devo pagare tipo 2000 euro e non ne può più lui. Io nemmeno, però oramai questo video avevo detto che lo dovevo fare, quindi si porta a termine sempre tutto. Non so come starò domani, non so veramente come starò domani, sicuramente starò malissimo. È una cosa che non credo di rifare mai più nella mia vita. Poi tra l'altro a cardio, che sono veramente scarsissimo, lo sapete, avete visto anche i miei video precedenti, quello dove mi alleno al parco. Detto questo, ci avviamo, vi risparmio come al solito la biciclettata e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, siamo arrivati ora qua a Milano City Life. Devo dire che il mio corpo sta iniziando veramente a spezzarsi in due. Comunque, giusto per la cronaca, 1 ora e 23 ce la siamo presi con calma, 807 calorie solo di bici per venire, poi abbiamo anche il ritorno. Ora dovrei andare a fare un allenamento, sperando non vengano troppe persone a occuparci il parchetto a 1 di notte. Si prosegue sto video che non so. Guarda, io sto pensando solamente a domani, ti rendi conto? Io devo andare in ospedale. Vediamo, dai, ma ho 5 minuti. Parte l'allenamento aggressivo. Ho iniziato, ho fatto un giro, non credo di farcela. Ho esaurito
il glicogeno nel cervello, non nei muscoli. Quindi mi sa che questa sfida... Stai cedendo? Sì, non ce la faccio più. Sono devastato, non distrutto, devastato. Quindi questa sfida non termina qui perché ci dobbiamo fare il ritorno in bici, ti ricordo. 3-6. Provo un muscle up. Vai, ultimo muscle up. Non va. Non va. Dai che la terza va. Dai che c'è. Dai. No. Sarà una bella proposta su YouTube Italia, perché non ho mai visto un video del genere. Ovviamente ho preso spunto da un video americano, lo dico tranquillamente. L'autore principale sia Steve Cook. Sono andato a farmi una ricerca qua su YouTube Italia. Ho visto che facevano solo challenge di calorie smangiucchiate, quindi io, avendo una gara, ho pensato che era meglio bruciare calorie che non mangiarle sporche. Ti lascio la camera allora. Sì. Così ne trovi super due. Vlogs. Bella raga, ci vediamo sotto casa. Io non ci sto credendo, ma veramente con questi dati alla mano? Buonasera ragazzi, siamo arrivati credo in conclusione di questo video, anzi senza credo, siamo arrivati alla conclusione del video di oggi. Cosa dire, un'esperienza che non riproverò mai più nella mia vita perché è stata veramente una roba devastante. Dati alla mano, calorie bruciate, in questo preciso momento 6905 calorie bruciate. Avrei fino alle 5 del mattino per andare ulteriormente avanti, ma il mio corpo è a pezzi, veramente a pezzi. Ricapitolando, 6905 calorie bruciate, 26.125 passi. Purtroppo verranno separati perché è scattata la mezzanotte. Venerdì, ovvero la giornata in cui ho registrato il video, 6.341 calorie più 569 il rientro in bici. Andiamo a vedere i passi, 25.600 di oggi più 553. Detto questo, mi raccomando ragazzi, per supportarmi al massimo lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi contenuti, fatemi un favore di condividere questo video con i vostri amici per darmi una mano in termini di visibilità. Questa sfida probabilmente la potranno prendere in considerazione altri YouTuber nel caso avessero voglia di distruggersi totalmente. Dorobi, anche te, ti ringrazio veramente tanto per avermi seguito tutto sto tempo. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video.